Benvenuti sul canale Viaggiare in Moto, sono Antonio Frazzitta. Oggi vi parlerò di un prodotto che mi ha incuriosito tantissimo, tanto da volerlo testare. Il prodotto si chiama Sena 10C Evo, Sena 10C Evo, ed è un interphone che fa anche da action cam, due prodotti in uno. Per chi volesse quindi avere un prodotto unico che fa da interphone e da action cam, avendo la comodità e la praticità di premere tutto su un dispositivo, alleggerendo anche il peso sul casco. Per chi come me utilizza una delle action cam sul casco lateralmente, un prodotto come questo, che adesso andremo a vedere insieme, non è male. C'è da chiedersi appunto, come vi dicevo, se poi effettivamente a livello di action cam questo prodotto si avvicina o comunque è di buona qualità rispetto a un action cam dei giorni nostri, come per esempio una GoPro, perché se si dovesse avvicinare come qualità a queste macchine, tutto sommato è un ottimo compromesso. Andiamo a vedere lo scatolo insieme. All'interno di questa confezione premium, direi, abbiamo appunto l'interphone. Eccolo qui, questo aggeggino che poi andremo a montare sul casco. Allora, il Tensi Evo 10C Evo, come vedete, forma veramente aerodinamica, bella. Questo pulsante servirebbe, questo in alto, questo qui, per accendere l'action cam che è qui, come vedete ancora in celofanata, il prodotto. E l'action cam è regolabile da questa levetta qui, e lei ruota perché chiaramente in base alla forma del casco l'action cam potrebbe prendere una piega diverse, quindi per allineare l'orizzonte questa levetta vi servirà. Ok, quindi come dicevo, con questo tasto in alto si va ad azionare l'action cam, con invece il tasto posteriore e il tasto centrale si accende l'interphone. Qui c'è una porta d'ingresso micro USB per caricarlo, qui c'è un ingresso per inserire la micro SD, perché ovviamente per registrare bisogna inserire micro SD, non ha ovviamente memoria interna questo dispositivo, e poi le altre funzioni che vedremo insieme dell'interphone, prodotto che non è economico, ma la Sina è ormai un'azienda leader nella produzione degli interphone. Se aggiungiamo a questo anche l'action cam, chiaramente il prezzo sale. Dicevo, confezione premium, perché l'imballaggio, la scatola è veramente fatta benissimo. Qui c'è un caricabatterie anche per auto, per la ricarica, un cavo micro SD. Vediamo se è presente il caricatore. No, ormai nelle confezioni non si trovano più. La basetta con l'adesivo 3M per ancorare l'interphone. Gli altoparlanti, qui c'è il microfono. Microfono tra l'altro che registra l'audio anche quando noi registriamo con l'action cam, quindi lo stesso microfono dell'interphone fa questo lavoro. Qui c'è il microfono per chi ha il casco integrale. La domanda è: come registrazione video è un prodotto valido oppure nulla a che vedere con la qualità delle action cam che vi ho citato poco fa, come la GoPro? Lo vediamo insieme. La camera registra in 4K 30 fps, la risoluzione delle foto 12 megapixel in 4 terzi, modalità foto, foto singola, continua e in sequenza. Le altre caratteristiche: Smart Audio Mix consente di trasferire la traccia audio della comunicazione intercom e la musica dal cellulare direttamente al video, quindi potete registrare l'audio col microfono esterno dello stesso interphone. Ha la funzione video tagging, la funzione Smart Audio Mix. L'intercom Bluetooth a 4 vie fino a 1,6 km, collegamento Bluetooth con navigatore, smartphone e lettore musicale. Comunicazione intercom con interfone di altri produttori e la possibilità di accettare o rifiutare delle chiamate in entrata tramite controllo vocale. Possibilità di connettersi contemporaneamente a due telefoni cellulari. Collegamento navigatore. Vi dicevo, ci sono due app che potete scaricare sul vostro smartphone, sia esso iOS o Android. Le app in questione sono appunto Sena Utility, per poter avere tutte le caratteristiche dell'interphone, associarlo al vostro, e c'è anche la possibilità di scaricare tutto il manuale delle istruzioni del vostro interphone. L'altra invece è la Sina Camera. Quest'altra app vi consente di gestire le foto e i video dell'action cam. Dall'app è possibile anche selezionare la modalità di registrazione, che sia per esempio
in 4K piuttosto che in 2,7K, o in 1080 60 frames per secondo, 1080 30 frames per secondo, quindi 2160 per 30 frames per secondo, cioè 4K a 30 fps è il massimo della risoluzione possibile. Possiamo selezionare anche la modalità foto, modalità di registrazione normale, la time lapse e di registrazione continua. E nel caso in cui ovviamente inseriamo la micro SD, possiamo effettuare con questo tasto la registrazione. Con questo invece, con questo possiamo andare nelle varie modalità, come vi dicevo, intervallo time lapse, guadagno, microfono video medio, alto, basso, una serie di caratteristiche, una serie di impostazioni che possiamo regolare, anche la data possiamo inserire, quindi una serie di variazioni alle impostazioni. Con questo tasto invece andiamo a vedere i contenuti che abbiamo appena registrato. Un accessorio che tutto sommato è un ottimo compromesso tra un action cam e un interphone. Bene, questo video finisce qui, io vi rimando al prossimo video. La Sicilia è ancora in zona arancione, lo sarà anche la prossima settimana, si spera di rientrare in zona gialla lunedì giorno 16, così potrò riprendere a fare qualche uscita in moto. E allora vi saluto e vi ringrazio per aver visto il video, alla prossima, ciao!